Bene, allora passo adesso la parola all'avvocato Roberto Tiberi del foro di Ancona. Sì, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio anch'io molto velocemente perché i tempi stringono l'amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco, il vice sindaco, l'assessore comunale e anche la coordinatrice dell'associazione Agende Rosse, la collega Alessandra Antonelli, per l'invito a partecipare a questo convegno. E il tema che mi è stato assegnato, che è la responsabilità penale nell'ambito dell'attività di protezione civile, è particolarmente complesso, molto dibattuto e direi anche molto attuale a causa delle recenti novità normative. Negli ultimi anni sono numerosi i procedimenti penali instaurati a seguito di calamità naturali, quali terremoti, inondazioni, frane e alluvioni. Il processo penale viene così spesso caricato di una serie di aspettative e di pretese diverse dall'accertamento dei fatti, indirizzare ad individuare a tutti i costi un responsabile, un colpevole, che possa rendere giustizia alle vittime e ai loro familiari a causa dell'impatto emotivo che questi tragici eventi esercitano sulla popolazione. E le immagini che ci ha mostrato il giornalista ne sono la testimonianza. Dovrò necessariamente, per entrare nel vivo dell'argomento che mi è stato assegnato, fare riferimento alla normativa di settore e quindi a alcune definizioni, ma sono necessarie al fine di verificare quali sono gli elementi anche di criticità della normativa in materia di responsabilità penale di coloro che esercitano le mansioni e comunque attività di protezione civile. E facciamo riferimento alla legge del 92, la 225, con la quale è stato istituito il Servizio di Protezione Nazionale. E questa legge, diciamo che elenca varie tipologie di eventi e vengono classificati in eventi ordinari, quegli eventi naturali in cui l'attività dell'uomo può anche interferire, che possono essere fronteggiati in modo ordinario, per esempio, dalla pubblica amministrazione competente per territorio, il comune in particolar modo. Poi sono previsti dei eventi intermedi, definiti come eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento di più enti, quindi non soltanto il comune, ma più enti, perché il fenomeno si è propagato in territori più vasti. E poi ci sono gli eventi straordinari, definiti come vere e proprie calamità naturali. In ragione della loro intensità ed estensione, debbono necessariamente essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Queste definizioni sono contenute nell'articolo 2. Il successivo articolo 3 classifica le attività e i compiti di protezione civile, distinguendole a seconda che siano precedenti o successive all'evento che si è verificato. Le attività precedenti dell'evento sono la previsione, che consiste in tutte quelle attività svolte anche con l'ausilio di soggetti tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione dei scenari di rischio probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. La prevenzione invece consiste nelle attività volte a evitare e a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Se funzionassero tutte queste attività, ovviamente non arriveremmo alla responsabilità penale, ai procedimenti penali. Le attività successive, che più spesso, appunto, come i noti eventi di cui si è fatto riferimento poco fa, sono rappresentate dal soccorso, che consiste nell'attuazione di interventi integrati e coordinati diretti a assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza. E un altro aspetto di attività successiva è quella del superamento dell'emergenza, che consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, perché è questo che dobbiamo dare a queste popolazioni colpite da questi eventi così drammatici. E
I criteri di distribuzione delle competenze di protezione civile tra i vari soggetti previsti dal legislatore sono elencate negli articoli 12 e seguenti della legge 225 del 92 e quindi la lettura attenta di queste norme fornisce il presupposto soggettivo per l'individuazione e la delimitazione della posizione di garanzia. Il sindaco rappresenta l'autorità comunale di protezione civile e al verificarsi di un evento e di un'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale assume la direzione dei servizi di emergenza che esistono sul suo territorio, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso delle popolazioni colpite e deve obbligatoriamente avvertire, darne comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Poi abbiamo altre strutture, oltre al prefetto, oltre al sindaco, abbiamo il Dipartimento della Protezione Civile che è un organo di raccordo tra il livello centrale e quello periferico con compiti prevalentemente tecnici e di coordinamento tra tutte le componenti del Servizio Nazionale. E da ultimo la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, che è organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione, alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio. Poi altre norme prevedono anche alcune competenze specifiche per la provincia, per la regione, ma sono importanti queste ripartizioni di funzioni e di competenze e delle responsabilità poste a carico dei soggetti che sono individuati dalla legge, perché la cui inosservanza è fonte di responsabilità penale per omesso impedimento di eventi lesivi, calamità naturali e loro effetti ritenuti prevedibili ed evitabili. I vari soggetti ritenuti responsabili risponderanno a vario titolo, ad esempio dei reati di inondazione e disastro colposi, articolo 449 del Codice Penale in relazione agli articoli 426 e 434 del Codice Penale, risponderanno di lesioni personali colpose, articolo 590, e di omicidio colposo plurimo, articolo 589 del Codice Penale. In questo caso siamo nell'ambito di reati omissivi impropri o di evento, che consistono nell'omesso impedimento dell'evento materiale, che è anche l'elemento costitutivo del reato. E il reato omissivo improprio è realizzato da chi viola specifici obblighi e doveri collegati alla posizione di garanzia e che non impediscono un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire secondo la clausola di equivalenza stabilita dall'articolo 40, comma secondo del Codice Penale, secondo cui non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ma l'ampiezza del dovere di agire del sindaco, di tutte le autorità di protezione civile, emerge anche da un'altra norma che non è contenuta nella legge 225. È un articolo 5, comma primo del decreto legislativo 2001 numero 343, che poi successivamente è stato convertito in legge, il quale prevede espressamente che le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e altri enti appunto che sono istituzioni di attività di protezione civile sono finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e degli ambienti dai danni o dal pericolo dei danni derivati da calamità naturali, da catastrofi o da grandi eventi che determinino situazioni di rischio. È certo che con una legge così ampia, con definizioni così ampie, l'individuazione di colui che ricopre la posizione di garanzia dipende frequentemente dalla natura dell'evento, il quale non sempre, almeno nella fase iniziale, è chiaramente definibile ed è soggetto ad evoluzioni rilevanti. Per quanto riguarda il sindaco, per esempio, la giurisprudenza si è occupata di un caso ben specifico e è giunta ad enunciare, a stabilire questo principio. Nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune e fino a quando il prefetto non abbia concretamente di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza, il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza e in particolare quelli di allertamento, evacuazione delle popolazioni,
che si trovano nelle zone a rischio indipendentemente dall'esistenza di una situazione d'urgenza. In questo caso è una fattispecie in cui imponenti colate di fango ad opera di intensissime precipitazioni di pioggia provocarono nel maggio del 1998 137 morti nella popolazione del comune di Sarno investita dal disastro naturale, e chi ne fece le spese mi sembra in questo caso l'autorità massima del comune, che è appunto il sindaco. Ma una volta accertato il soggetto titolare della posizione di garanzia, non abbiamo risolto tutti i problemi per individuare le responsabilità penali per questi reati che poco fa ho individuato. Occorre accertare la colpa in concreto, individuando le regole di condotta generica specifiche violate e verificare la sussistenza dei presupposti della prevedibilità e della evitabilità dell'evento. Nei reati colposi, la causalità dell'azione o l'omissione che ha condizionato il verificarsi di un evento va esclusa non soltanto quando risulti con una valutazione a posteriori ex post che cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, faccio riferimento all'articolo 41,2 del codice penale, ma anche quando l'evento non risultasse ex ante prevedibile. Occorre quindi verificare non soltanto se la condotta colposa abbia concorso a determinare l'evento, ma anche se l'autore della stessa potesse prevedere quello specifico sviluppo causale. E a questo riguardo ci è particolarmente d'aiuto sempre una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, che in tema di casualità ha ritenuto che un sisma, un terremoto, non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, in quanto i terremoti, anche di rilevante intensità, sono da considerare alla stregua di eventi rientranti tra le normali vicende del suolo e non possono essere giudicati come accadimenti eccezionali e imprevedibili quando si verificano, per esempio, in zone già classificate altamente sismico, a rischio sismico, o addirittura comunque formalmente classificate come tali dalla legge. E ancora la Cassazione ci illumina sul giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso, che va compiuto non solo tenendo conto della natura e dell'invenzione di eventi analoghi storicamente verificatisi nei anni precedenti, ma anche valutando la possibilità che questi eventi si possano verificare in futuro con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche. Qui era un caso, un tema di responsabilità di un sindaco per omicidio colposo plurimo, verificatosi a causa di un disastro naturale in zona qualificata dalla protezione civile ad alto rischio di frane e valanghe. Ma quindi abbiamo detto, individuiamo la posizione di garanzia. Dobbiamo verificare se ci sono i requisiti della colpa, che sono la prevedibilità e evitabilità dell'evento. Abbiamo visto molto sommariamente la prevedibilità, ma accanto a questa prevedibilità dell'evento di reato costituisce parametro essenziale, indispensabile ai fini del accertamento della colpa, il requisito della evitabilità dell'evento, mediante l'adozione del comportamento appropriato da parte del titolare di posizione di garanzia, che in quel momento assume, che può essere sindaco, prefetto o elementi dell'autorità centrale di protezione civile. L'articolo 43 del codice penale, nell'affermare che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l'indicato nesso esilogico non si figura, non c'è, non sussiste, quando una condotta appropriata, il cosiddetto comportamento alternativo lecito, non avrebbe comunque evitato l'evento. Faccio un esempio pratico. Per esempio, il sindaco che non ha dotato il comune del piano d'emergenza comunale. Se accade un terremoto e ci sono delle morti, bisogna vedere e verificare se l'evento si sarebbe verificato, ovvero se le morti si sarebbero verificate, se il sindaco avesse tenuto il comportamento doveroso imposto dalla legge. Se si dimostra in giudizio che comunque l'evento si sarebbe verificato con la stessa intensità e con lo stesso numero di vittime, con la stessa dirompenza, allora in questo caso non c'è la responsabilità penale, quindi non può essere mosso nessun addebito penale al soggetto titolare della posizione di garanzia. È stato opportunamente rilevato
che secondo la norma e le norme contenute nella legge 225 del 92, ai responsabili della protezione civile non è chiesto di impedire l'evento, ma di fronteggiarlo. Perché se noi andiamo a leggere ad esempio gli articoli 8, 2 e 14 della legge, si parla sempre di fronteggiare, di contenere l'evento, di ridurre la lesività, anche soltanto mitigandone gli effetti. Quasi si tratti, secondo una terminologia civilistica, di un'obbligazione di mezzi piuttosto che un'obbligazione di risultati. Abbiamo visto quindi che la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità in sede di gestione dei rischi di protezione civile delineato dalla legge 225-92 è opportunamente stato definito a geometria variabile e improntato sul principio di sussidiarietà verticale, che pone all'interprete non pochi problemi quando si tratta di individuare il vero titolare della posizione di garanzia. E allora che cosa auspico? Sarebbe indispensabile individuare con certezza fin dall'inizio quali siano i soggetti pubblici competenti a fine di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela di beni primari, quelli della vita e la salute dei cittadini, con i principi costituzionali di legalità, determinatezza, tassatività e di responsabilità penale personale. L'attuale assetto normativo delle competenze e delle funzioni degli operatori di protezione civile è caratterizzato da regole cautelari che possiamo chiamare aperte, che sono molto generiche, elastiche, che determinano un discriminato ampliamento dell'obbligo di impedimento dell'evento e quindi un ampliamento delle responsabilità penali a carico dei titolari della posizione di garanzia, quali sindaci, prefetti e quant'altri. E allora ultimamente si sta verificando un altro aspetto comportamentale degli operatori che stanno a vertice e dei responsabili della protezione civile. Posti di fronte al pericolo di un evento calamitoso, a fine di evitare responsabilità penali, tengono, e dico perché recentemente, condotte precauzionali che spesso sfociano anche in falsi allarmi alla popolazione e agli altri soggetti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Questo perché? Perché è accaduta una nota sentenza dove, che riguarda l'Aquila, il vice capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, a seguito di un'intervista televisiva rilasciata pochi giorni prima dell'evento, aveva richiamato una tesi, che è quella dello scarico dell'energia sismica, e aveva affermato che al momento non c'era pericolo e non si doveva attendere alcun problema di maggiore intensità rispetto a quello già verificatosi. Accade purtroppo che in data 6 aprile 2009 la città dell'Aquila fu colpita da un violentissimo e superiore terremoto di magnitudo 6,3, dal quale seguirono grandissime perdite, e questa è storia. E allora è il vice capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato condannato e la sentenza è in giudicato, ha percorso tutti e tre i gradi di giudizio, alla fine è stato l'unico condannato. E la Cassazione, questa sentenza che è corposissima, sono circa 200 pagine, ha espresso due principi. Il primo, secondo cui l'organo della protezione civile che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l'entità o la natura di eventi rischiosi per la pubblica comunità, deve esercitare e adeguare il contenuto di questa comunicazione a un livello ottimale di correttezza, di trasparenza e soprattutto correttezza scientifica delle informazioni diffuse. E un altro principio, che la competenza in materia di comunicazione alla popolazione spetta in esclusiva al Dipartimento della Protezione Civile quale organo tecnico operativo e non alla Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, in quanto organo aventi funzioni di natura meramente consultiva. I componenti della Commissione di Grandi Rischi era stata oggetto di condanne nel primo grado, poi assolte in secondo grado e confermate nel corso del terzo giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Per quanto riguarda queste problematiche di norme cautelari aperte, alcuna parte della dottrina propone, così come nel campo della responsabilità medica, di adottare protocolli o linee guida contenenti degli standard comportamentali da seguire in caso di emergenze da parte degli operatori di protezione civile,
a fine di evitare condanne ingiuste dettate esclusivamente dall'esigenza di individuare a tutti i costi un colpevole a seguito di eventi naturali e tragici che hanno provocato naturalmente oltre che danni anche delle vittime. E allora il nostro legislatore si sta muovendo e faccio riferimento alla recentissima legge numero 30 del 16 marzo 2017 con il quale il nostro legislatore ha delegato il governo ad emanare più decreti legislativi volti alla, diciamo, alla, per quanto interessa l'argomento che sto trattando, all'attribuzione di funzioni in materia di protezione civile, definendoli proprio specificatamente quali sono i compiti e anche da individuare le varie responsabilità. Questo è tanto per quanto riguarda naturalmente il mio intervento. Io auspico che questi decreti legislativi che devono intervenire entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi entro l'anno più o meno dovrebbero intervenire, auspico che queste norme in materia di responsabilità degli operatori del Sistema Nazionale di Protezione Civile soddisfino le irrinunciabili esigenze garantistiche di legalità, di determinatezza, di tassatività e di responsabilità penale e personale previste dalla nostra Corte Costituzionale, dalla nostra Carta Costituzionale, ma anche che riescono a tutelare i cittadini e quindi la vita delle persone, la salute, l'ambiente e tutto. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Grazie a voi.